Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo arrivati quasi alla fine dell'avventura del nostro principe di Persia. Ormai ci siamo. Aia! Torniamo alla sala del trono. Affrontiamo di nuovo l'imperatrice. Magari proviamo a farla ragionare. Vai principe, vai, 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 vai. Percorriamo questa strada per l'ultima volta. Tra l'altro ha fatto questo saltello aggraziatissimo. Mi tocca consumare una sabbia. Salviamo. Così nel caso evitiamo di rifarci di nuovo questa strada. E siamo pronti. Eccola qui. Il tempo sta scadendo. Sei pronta? Abbiamo già visto questa scena. Pensavo perché per l'imperatrice è la prima volta, ma per il principe no. Non c'è niente che ti leghi a quest'isola. E ci sarà ancora meno dopo che avrò visto la tua padrona. Vieni con me a Babilonia. Là potrà iniziare una nuova vita, lontano dal male di questo posto. Mi dispiace, principe, ma non posso accettare la tua offerta. Che sguardo. Perché adesso il principe sa, ragazzi. Ora il principe sa come andranno le cose, sa che l'imperatrice vuole pugnalarlo alle spalle, ma questa volta andrà diversamente. Non può finire così. Vieni con me, nel presente. Così potrai uccidermi nel tuo tempo invece che nel mio. Spiacente, principe, ma solo uno di noi può ingannare il suo destino oggi. Kaelina, imperatrice, ascoltami. No, tu devi ascoltare. Il corso del tempo ha detto che mi avresti uccisa, ma io cambierò il corso del tempo. È là. Sì. Il nostro scopo era spedire l'imperatrice nel nostro tempo, nel presente, e ce l'abbiamo fatta. Quindi, salvo di nuovo. E andiamo. Sarebbe meglio evitare di sprecare sabbia, ragazzi, perché adesso ci serve. Ci serve come. Prendiamo questa spada.
con quell'acrobazia. So cosa hai visto. Anzi, cosa credi di aver visto nel corso del tempo? Allora sai che non ho scelta. C'è sempre una scelta, Kaelina. Allora per me scelgo la vita e per te la morte. Stai lontano! Io non voglio ucciderti! Anche se non vuoi uccidermi, lo farai. Il corso del tempo lo esige. No, Kaelina. Tu puoi cambiare il tuo destino. Io ce l'ho fatta. Una bestia terribile era destinata a eliminarmi. Ma io mi sono liberato da... Che cos'è quello? Dal Dacca, no, che torna imperterrito, ma questa volta per eliminare l'imperatrice. Infatti non è interessato a noi, ma all'imperatrice. Che non appartiene a questo tempo. La bestia ora insegue lei, portandola qui. L'ho condannata a morte. È tutta colpa tua! Possibile. Questa spada sembra proteggermi dal Dahaka. Forse la bestia non è così invincibile dopo tutto. Mi spacchiamo il culo! Mica me ne faccio niente. Aia. Porca puttana. Madonna santa. Che è successo? Principe? No, vabbè. Si è bloccato il principe. Partiamo male. Guardate come si è bloccato il principe. Porca miseria. Vabbè. Aia. Che è successo? Ah, l'imperatrice ci aiuta? Perfetto. Vai 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 vai. Cazzo. No, si è curato, ragazzi, vabbè. È più tosto del previsto, è più tosto del previsto, non me lo ricordavo così tosto. Siamo morti. Ci tocca rifarlo, ragazzi, eh. A parte il fatto che non ho sabbia, vabbè. Vabbè, dai, ripartiamo da capo. Subito, subito! È che si sposta, ragazzi! Dai, 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 dai! Merda! Ma potevo farcela! E mo senza sabbia è un casino! Perché il Dacca... mi ha detto?
E dai. Oh, se non ce la faccio adesso, io non so che fare. Dobbiamo farcela per forza. Vai, stai giù, stai giù, stai giù, stai giù. Bella. Potevo farcela anche il primo tentativo, ma va bene il secondo. Che grafica, ragazzi. E questo era il finale migliore ottenibile, recuperando tutte le vite extra e la spada dell'acqua. E insieme tornammo a Babilonia. E mo se la tromba anche, oh. Hai visto? Guardate che sguardo. E cosa vogliamo di più, ragazzi? Abbiamo cambiato il nostro destino, abbiamo salvato l'imperatrice, abbiamo ucciso il Dak e adesso si tromba anche. Tutto ciò che è tuo spetta a me di diritto. Chi è? È mio. Sarà. Il tuo viaggio non avrà un lieto fine. Non puoi cambiare il tuo destino. Nessun uomo può. E qui, ragazzi, si conclude questa fantastica avventura con il principe di Persia. Credo che tutti la pensano come me, ma è il capitolo migliore in assoluto. Sì, il primo è stato veramente bello, il primo Prince of Persia. Infatti già da qualche anno Ubisoft ha annunciato un remake che poi ha rimandato perché stavano facendo cagate. La verità è questa. Quindi non si sa più nulla di questo remake di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo. Però a quanto pare è ancora in corso questo remake, è ancora in progetto, quindi aspettiamo. Volentieri mi piacerebbe un remake del primo Prince of Persia, però basta che sia fatto bene. Però preferirei di più anche un remake del 2. Prince of Persia Spirito Guerriero è il capitolo migliore in assoluto, il mio preferito, probabilmente anche il preferito di tutti voi ragazzi che conoscete la storia. I Due Troni, devo essere sincero, non l'ho mai giocato. Sì, lo ammetto ragazzi, non ho mai giocato i Due Troni, quindi potrebbe essere un'ottima occasione per giocarlo e portarlo sul canale. Così io lo scoprirò per la prima volta e voi rivivrete anche il terzo capitolo, la terza avventura del principe. Poi c'è stato un calo estremo della serie di Prince of Persia con il successivo capitolo che non c'entrava una mazza. La qualità, diciamo, è un po' risalita con Prince of Persia
e l'ultimo Prince of Persia, non mi ricordo come si chiama, come si intitola, Prince of Persia, non mi ricordo ragazzi, però non era male, dai, non era male, ma non poteva comunque competere con questo secondo capitolo. Bello, parecchio ripetitivo, le location erano molto ripetitive, bisognava sempre fare avanti e indietro in continuazione, però davvero davvero bello, davvero tosto, con un finale ragazzi pazzesco. Sì, se non avrei ottenuto, raccolto, se non avessi raccolto tutte le vite extra, ci sarebbe stato il finale, quello un po' bruttino, dove noi sconfiggiamo l'imperatrice. Però ottenendo tutte le vite extra e ottenendo la spada dell'acqua si ottiene il finale migliore, come già detto, dove noi salviamo l'imperatrice, sconfiggiamo il Duck una volta per tutte e poi l'imperatrice ce la trombiamo anche. Quindi finale migliore di questo ragazzi non esiste, porca puttana. Quindi bellissimo, bellissimo, sono soddisfatto. Ma sì, salviamo per l'ultima volta. Chiaramente non ho recuperato tutti i bozzetti, non ho recuperato le armi speciali, perché esistono delle armi speciali all'interno del gioco, però bisogna conoscere la posizione e anche il numero, perché ce ne sono diverse. Quindi non ho perso tempo nel recuperare tutti i bozzetti e queste armi speciali, ma è una cosa che fanno i giocatori che conoscono a memoria questo titolo, Quindi io non sono uno di questi, l'ho giocato una volta, questa è la seconda volta che lo gioco, anzi, per averlo giocato, per essere stata la seconda volta, l'ho giocato anche discretamente bene, a mio avviso. Ma fatemi sapere la vostra, ragazzi, come sempre lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!